Un carabiniere motociclista del nucleo radiomobile, comandante di squadra Marco Villani, 49 anni, maresciallo capo, è morto dopo essere caduto dalla sua moto di servizio, un Aprilia Capo Nord, in via Ferdinando Russo nel quartiere Posillipo a Napoli. L'uomo, sposato e padre di 4 figli, per causa in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è rovinato sull'asfalto, urtando violentemente con il torace il suolo. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio. Il carabiniere è stato soccorso e trasportato all'ospedale Fate Bene Fratelli, ma è morto poco dopo per le lesioni riportate. La notizia è stata diffusa in serata quando tutti i familiari sono stati avvisati dell'accaduto. Gioviale e sempre allegro, come lo descrivono i suoi colleghi, per i quali era sempre pronto a dare una mano, il capo di Stato Maggiore della Difesa, il generale Claudio Graziano, appresa la triste notizia della morte del maresciallo capo Marco Villani, ha espresso ai familiari del militare e al comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, il generale Tullio Del Sette, profondo cordoglio e sentimenti di affettuosa vicinanza a nome delle Forze Armate e il suo personale per la prematura scomparsa di un collega impegnato nel suo dovere per difendere l'incolumità e la sicurezza dei cittadini.